Orgoglio Granata, in collaborazione con Salamini Beretta. Che te lo dico a fare? Salamini Beretta spariscono in fretta. Amici Granata, buonasera. Grazie. Grande Toro, forza Toro. Buonasera, buonasera, benvenuti ad Orgoglio Granata. Buonasera, buonasera, ben ritrovati, Orgoglio Granate. Signore e signori, buonasera, buonasera, bentrovati, Orgoglio Granata. Siamo noi, noi Granata, e sarà un colore solo per tutta la vita. Bentornati, Orgoglio Granata, bentornati alla puntata. Ovviamente io non ho vinto nulla, ma vi presento la Coppa, la Future Champions, che gli allievi di Menghini hanno vinto in Sudafrica e che stasera è ospite con noi, la Coppa ovviamente. E, insomma, è un grande successo internazionale per il Torino e ringraziamo ovviamente Massimo Bava, il responsabile del settore giovanile, che ci ha concesso di ospitare la Coppa. Ma abbiamo altri ospiti importanti, inizio dalla mia sinistra con Stefano Ferrero, giornalista della Web TV del Torino. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Mario Cacciolato, nostro ormai collaboratore preziosissimo, presidente del tuo club Nichelino Lussemburgo. Ciao Mario. Buonasera a tutti. Sopra di te gli amici del Toro Club Sao Tomà, capitanati da Lorenzo Pistamiglio, anche perché ci sarà un evento tra il fashion e il calcistico che ci presenteranno più tardi. Alla mia destra Massimo Gaella, ovviamente preparatore atletico, ma anche collaboratore tecnico dei giovanissimi sperimentali. Buonasera. Ciao Massimo, grazie per noi. Meku Beccaria, l'anima del Museo del Grande Torino. Buonasera. Diego Forneo, toranex.com, sito che informa in tempo reale degli eventi del settore giovanile del Torino, come ha fatto ovviamente per il torneo in Sudafrica, che oggi grazie perché ha convinto Bava a mostrare ai tifosi questa coppa, grazie ovviamente. Grazie a tutti. Salutiamo con affetto il grande esperto di calcio internazionale, soprattutto Renato Tubele. Ciao. Ciao a tutti. E poi vicino a Camilla Faiola, alcuni ragazzi dei giovanissimi sperimentali con cui parleremo tra pochissimo, grazie ovviamente di essere con noi, tra poco vi faremo contare un po' di cose e salutiamo anche ovviamente Stefania. Ciao Stefania, in postazione. Ciao Alessandro, buonasera a tutti. Se vuoi già dare i numeri per chi volesse chiamarci nel corso della puntata magari. Infatti, allora ricordiamo i nostri numeri per chiamarci in diretta, potete telefonarci allo 011 248 9697 ma potete anche contattarci sulla nostra pagina Facebook che si chiama Orgoglio Granata naturalmente e anche sulla nostra pagina Twitter, sempre come Orgoglio Granata. Ovviamente pausa del campionato, ma tantissime cose, tra poco sentiamo anche interviste con Marco Farante, Pecci, Salvadori, Patrizio Sale, insomma tantissime cose in questa puntata, ma facciamo il punto dove ci avevamo lasciati lo scorso lunedì, ossia con la classifica e i prossimi turni. Camilla ce li introduce. Certo, cominciamo con la classifica della Serie A dopo 28 giornate. Il Toro è settimo con 10 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. La zona Europa League da oggi dista 7 punti. Juve 67, Roma 53, Lazio 52, Sampdoria 48, Napoli 47, Fiorentina 46, Toro 39, Milan 38, Genoa Inter 37, Palermo 35, Empoli Udinese 33, Chievo, Sassuolo e Verona 32, Atalanta 26, Cagliari e Cesena 21 e Parma 9. Udinese e Genoa una gara in meno, Parma due gare in meno. Poi passiamo ai prossimi turni. Sì. Nelle ultime 10 giornate il Toro giocherà in trasferta contro l'Atalanta, Sassuolo, Palermo, Genoa e Milan e in casa contro Roma, Juve, Empoli, Chievo e Cesena. Questa è dunque la situazione. Allora, il Torino dunque dista 7 punti dall'Europa League, ossia al sesto posto.
lo scorso anno nelle ultime 10 partite il Torino fece 21 punti e certo facesse 21 punti in queste 10, oltretutto con un calendario soprattutto casalingo abbastanza abbordabile, Stefano potrebbe davvero tornare in Europa League, cosa ne pensi? Ma il fatto è che secondo me può fare anche più di 21 punti, proprio perché il calendario dà una grossa mano al Toro che non avrà scontri diretti, in compenso ci saranno molti scontri diretti tra le altre concorrenti all'Europa League, quindi si toglieranno dei punti. Inizio a sentire dire già, però certo, la trasferta a Bergamo non è semplice, beh, però è una partita ovviamente, ovviamente alla portata. Se iniziamo a considerare difficile quella, beh, allora lasciamo perdere ogni discorso, ogni velleità di tornare in Europa League. Secondo me è fattibile, i ragazzi ci credono, quindi sono tutte cose che fanno ben sperare. Vengo da Simone perché da poco Simone ci deve abbandonare perché deve anche studiare, ragazzi, sono anche ragazzi studiosi. Ti chiedo insomma se tu sei ottimista per la prima squadra che possa tornare in Europa League e se e come hai vissuto queste partite, questa splendida cavalcata in Europa? Sì, l'ho viste tutte perché comunque anch'io sono tifoso del Toro. Beh certo, ricordiamo il nipote di Giorgio Farini, non so, ci assomiglia tantissimo. Un applauso. Tante sentisse lo dire, ma siccome lo sei è giusto ricordarlo, giustamente. E meno male che del Toro. Meno male, perché... okay. Non poteva essere... Comunque altimente. Spero che anche quest'anno riesca ad arrivare in Europa. Sei ottimista, ti credi? Sì, sì, sì. Chiediamo anche al tuo compagno Simone, dirigi attaccante dei giovani sperimentali. Secondo me ce la può benissimo fare il Toro ad arrivare anche quest'anno in Europa. Perché secondo me sta giocando molto bene nelle ultime partite e... E anche in Europa ha giocato bene. Ecco, vediamo che il Torino nel 2015 è sarebbe terzo in classifica, perché ha fatto una striscia splendida nel 2015, cioè ci sono dato in mezzo le sconfitte con Udinese e Lazio che hanno un po' abbassato la classifica del 2015, ma comunque il Torino sta facendo davvero un campionato favoloso, soprattutto dopo Capodanno. Chiedo anche agli altri amici dei giovanissimi cosa ne pensano di questa possibilità di tornare alla Palighe del Torino. Speriamo che la Fiorentina non faccia più punti. Sulla che... Fiorentina puntate. Perché... Sì. E il Toro la superi. Ecco. E speriamo che passi anche come l'anno scorso, come con il Parma. Certo. E perché alcuni fanno la corsa sulla Fiorentina, alcuni sulla Samp, tu come la vedi? No, io sono... Ricordiamo il nome perché si collegasse adesso. Filippo. No, io sono molto fiducioso e spero che anche quest'anno riusciremo a ripeterci come l'anno scorso. Ecco, ci vuole l'ottimismo, no Massimo? Vedo che bisogna essere sempre ottimisti. Poi il Toro ha una squadra di qualità, è una squadra che gioca molto bene, il mister che li fa giocare veramente veramente bene. Quindi presupposti ci sono, poi dipende da tante cose. Ci sono anche gli avversari, ci sono anche squadre davanti. Speriamo e vediamo. Ecco, con l'ottimismo della ragione. Ma mi permette un lieve dissenso rispetto a quello, Stefano, che ho detto prima. Intanto dobbiamo giocare con la Roma e con la Juve, insomma sono due partite difficili, e poi per onestà il Genoa deve recuperare una partita, sì, certo, e anche col Parma, quindi una partita tutto sommato abbordabilissima, okay. E il rischio è quello di, certo, trovarci scavalcati, e se non ricordo male col Genoa dobbiamo ancora giocare. La seconda sì. Sì. Di conseguenza... Sì, però questa, cioè, Ventura è uno specialista negli sprint finale. Il Torino, ci sono. L'importante è che il Toro continui a crederci, a giocare con la stessa intensità, la stessa passione che ci ha messo da inizio anno. E con questa intensità, con questa passione, nessun risultato ci è precluso. Ecco, adesso inizia il terzo campionato del Torino. Il primo è stato fino a Cesena, fino al 18 gennaio, quando il Torino aveva difficoltà, aveva anche il peggior attacco della Serie A. Poi si è sbloccato, ha fatto gennaio e febbraio ottimi, un buon marzo, e adesso resettare tutto, c'è più solo il campionato, 10 finali. Secondo te c'è una possibilità di fare 22-23 punti e scavalcare una delle squadre che sta davanti? Che stanno avanti? Sì, io sarei più per i 21 punti perché considero anch'io piuttosto difficili gli impegni casalinghi e considero l'impegno chiave la trasferta a Marassi con il Genoa, quella potrebbe essere decisiva in un senso o nell'altro, del Genoa direi che è un osso duro perché gioca un calcio abbastanza avvincente e abbastanza tenace, poi vorrà vendicarsi della sconfitta dell'andata dove giocò bene un tempo e malissimo il secondo. Detto questo, io ho però molta fiducia soprattutto in un giocatore che mi ha stupito positivamente e che considero un grande acquisto del Torino, che è Maxi Lopez.
Credo che questo modo di muoversi in attacco che ha questo ragazzo, questa umiltà, questa dedizione alla causa, abbia veramente sorpreso tutti, compresi gli addetti ai lavori, che credevano fosse un giocatore privo di motivazioni, quasi finito, quasi demotivato, e che invece con la maglia indosso i colori granata ha ritrovato gli spunti che l'avevano reso celebre prima nel River Plate e soprattutto a Barcellona, dove aveva giocato a sprazzi di un impatto ottimo. La prima conferenza Maxi Lopez ha detto le cose giuste da giocatore del Toro, conosceva la storia, conosceva la tradizione, ha fatto in campo le cose giuste, nella riva, esatto, con le cose giuste ha fatto capire che capiva dove era finito. Dobbiamo lanciare qui a pausa, poi sentiamo Marco Fagante, Pecci, Salvatore, Patrizio Sala, davvero tantissimi temi, vi cercheremo di dire chi si commenta rimane il prossimo anno, chi si commenta va via, chi è in dubbio, insomma tantissime cose. Ora ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco con Orgoglio Granata. Bentornati alla seconda parte di Orgoglio Granata, avete già capito il primo blocco, siamo andati al time, abbiamo tantissimi temi, abbiamo lasciato in sospeso il dibattito sulla fiducia per un sesto posto che vorrebbe dire ritorno all'Europa League. Certo Mario, già il fatto che ci sarebbe una piccola delusione nel caso il Torino non tornasse in Europa League significa che il Torino ha già fatto tanto, pensiamo soprattutto come era la situazione a gennaio. Io personalmente non la penso come te. Assolutamente, la penso come ha parlato Meku e come ha parlato Renato. Nella vita bisogna essere ottimisti, però già cercare di dire attuale, mancano 10 partite, abbiamo delle squadre molto più potenziali di noi, senz'altro, abbiamo fatto di vantaggio. E già pensare, no? Stiamo nell'ottimismo, già aver messo le scarpe da corsa non va bene. Cerchiamo di giocare ogni partita e vedere quello che siamo veramente capaci a fare. Poi Ventura è bravo, la squadra è ottima, io sono d'accordo con Renato che ha detto su Martin Lopez, e anch'io stravedo perché dicevano che era un ragazzo bollito, invece sono gli altri bolliti, non lui, no? Quindi sono fiducioso, ma sempre con un certa tranquillità, calma, perché fare i passi più lungo della gamba vai sempre dentro il fosso e non ti cade. Avante Pedro con Vinicius. Bravissimo. Manfieri chi ha studiato questi cose. Diego, ti chiedo insomma, soprattutto una questione mentale, di capire quante forze nervose oltre che fisiche ci sono dopo una cavalcata. Il Torino ha fatto 28 partite di campionato, 14 in coppa, più la coppa, insomma sono già 43 partite. E si allena il 30 giugno, bisogna ancora avere energia per questi ultimi due mesi. Ma io credo che ci sia ancora sia energia fisica sia adrenalina, perché comunque il Toro è uscito a testa altissima dall'Europa League, è una squadra affiatata, una squadra che ha gamba, ha qualità, e queste sono le condizioni forse migliori, cioè paradossalmente ha più il Toro di alcune formazioni che magari si sono già adagiate sulla salvezza, non hanno altri obiettivi, bene o male si barcameneranno fino a fine stagione, magari anche con qualche risultato sorprendente a cui siamo abituati di solito nei finali di stagione. Io credo che il Toro abbia ancora il vento dietro di sé, possa sfruttare l'onda lunga dell'entusiasmo europeo per arrivare fino alla fine. Poi comunque sia, l'obiettivo è già stato raggiunto, ovvero salvarsi abbondantemente, farlo con calma, e poi ora è tutto divertimento. Noi dobbiamo salutare Simone, perché Simone vogliamo che vinca sul campo, ma che vinca anche a scuola. So che adesso va ancora a casa a studiare e quindi facciamo un applauso a Simone ovviamente. Vediamo, aspetta solo che lanciamo la tua, vuoi salutare i tifosi Granata che so che ti seguono sempre con molto affetto. Questo Toro. Grande ovviamente Simone. E adesso salutiamo tutta la famiglia ovviamente di Simone e lanciamo la clip di Fagante. Certo, torniamo a Borgano per sentire l'intervista con Marco Ferrante, premiato alla presentazione del torneo Maggioni-Righi per la sua straordinaria carriera di bomber. Ferrante commenta la sfortunata eliminazione del Toro contro lo Zenit e spiega cosa si aspetta nelle ultime 10 giornate del campionato granata. Salamini Beretta? Che te lo dico a fare? Salamini Beretta, spariscono in fretta. Già lo era a prescindere essere motivo di soddisfazione essere tifoso del Toro, oggi ancora di più a livello internazionale, ecco, non è che si è usciti a testa alta di più. Purtroppo la fortuna ci volta quasi sempre le spalle, con la speranza che,
che più avanti questa rotta si possa invertire, perché non meritavi assolutissimamente di uscire con lo Zenit, per quanto visto in casa, poi una partita falsata all'andata, voglio dire che l'arbitro si è assunto una responsabilità non da poco nell'espellere un giocatore, ecco. A livello internazionale gli arbitri sono anche abbastanza furbi e scaltri. Se è ammonito un giocatore, dopo 4-5 minuti fai finta di richiamarlo e alla prossima lo butti fuori. Ha commesso un errore, ecco, che il Torino ha pagato a caro prezzo sicuramente. Il Torino ha un'identità di squadra a differenza di tante, ecco, anche di qualche big. Perciò Ventura, come tu ben sai, lo conosco benissimo, sai il fatto suo. I giocatori sanno, e non c'è cosa più facile di sapere quello che devono fare in ogni zona di campo, ecco, perciò il compito è facilitato. Il percorso per l'Europa è un po' difficile, a differenza dell'anno scorso, che ci sono squadre che stanno viaggiando prepotentemente, ecco, verso la zona europea. Non sono tanto ottimista, ecco, però è giusto che il Toro ci provi fino in fondo e che con un briciolo di fortuna possa ambire ancora ai traguardi dell'anno scorso. Ultima cosa sul pubblico: abbiamo visto con lo Zenit c'è un entusiasmo incredibile, forse uno stadio a 70.000 posti non sarebbe nemmeno bastato, e soprattutto è ritornato questo grande affetto, questo legame fra il Toro e i suoi tifosi. Secondo me l'aggettivo più giusto è l'entusiasmo. Entusiasmo anche perché se c'è un'organizzazione societaria, se c'è un po' d'amor proprio per quanto concerne i giocatori, tu lo stadio riempi anche contro il Castel di Sangro, tutto rispetto per il Castel di Sangro, perciò è dimostrazione che il tifoso del Toro è differente dagli altri. Salami di Beretta spariscono in fretta. Bentornati in studio, tutto questo è Marco Fagante, sempre amatissimo di Bologna di Granata. E adesso cerchiamo di, visto che siamo a 10 giornate dalla fine e abbiamo visto soprattutto complice la pausa del campionato, un po' tante notizie, tante voci su Radio Mercato, tanti giocatori che sono già dati sulla via dell'addio, alcuni che sicuramente resteranno, insomma ci sono tante voci. Cerchiamo di fare un po' di riassunto. Ovviamente allo stato attuale è poco più di un gioco, ma c'è sicuramente del fondamento in quello che andremo a dire, ossia cercare di capire chi sicuramente fa parte del Torino anche da questa stagione, chi sicuramente partirà o quasi sicuramente, chi ha buone chance di restare e eventualmente anche chi può arrivare. Ecco Camilla, certo, che ci aiuta. Iniziamo da chi parte. Da chi parte? Ok, chi parte? Darmian, Perez, Marretto e Masiello. Credo, allora, Darmian e Perez ovviamente dipende dalle offerte eventuali. Mi sembra che Bruno Perez sia sulla strada di Roma. E Darmian, tra poco sentiremo Stefano, ci dirà cosa ha detto in nazionale. È ovvio che Darmian è inseguito dal top team Real Madrid, Barcellona, United, Bayern Monaco, e con questi il Torino non può assolutamente competere. Quindi Neku lo vedo già perplesso. Su Barretto e Masiello non ci sono dubbi, però almeno su questi due. Sono su Barretto e Masiello. No, dubbi che vanno via, no. No. Alessandro ha dimenticato la Rondo, comunque in prestito. No, vabbè. Sta facendo bene la Tigre. Però la Rondo, anche se il ovviamente, no. La Rondo a fine stagione torna al Torino, quindi tecnicamente è un altro di quelli di cui bisognerà decidere il futuro. Ti smentisco perché sembra che gli dirigenti del Tigre vogliono fare un'offerta al Toro. Sì, la faccio. In teoria. Stefano, abbiamo notato benissimo. Dipende dall'offerta, certo che devono dare da mangiare la Tigre e gli tirano. Certo che Darmian è titolare fisso in nazionale, sappiamo come i top team possono permettersi certi ingaggi. Facendo l'esempio, Lichtsteiner guadagna 3 milioni alla Juve, Darmian guadagna poco più di 500.000 euro. Non è forse nemmeno giusto chiedere di restare se arriva l'offerta, obiettivamente? No, però io credo che Darmian partirebbe solamente in caso di uno dei top team che hai citato tu prima. Non farebbe come qualcun altro che è andato a Milan, Inter o squadre del genere. Credo che si renderebbe conto che per lui, piuttosto che andare in una squadra del genere, sarebbe meglio rimanere al Toro, avrebbe un adeguamento del contratto notevole e quindi rimarrebbe. Non ti so dire... Possiamo dire una cosa, che a me sinceramente, se il Real Madrid compra Darmian, io sono felicissimo per Darmian perché è un ottimo giocatore, un ottimo ragazzo, merita una chance di livello internazionale come il Real. Però penso che il Real ha pagato 100 milioni per Bale
non lo so pensare quanto dà al Torino per Darmian. Vorrei vedere. Paga molto gli attaccanti Real, ovviamente. Vorrei vedere come saranno reimpiegati i soldi che incasseremo. Vabbè, quello vediamo. Già quello che vi chiedo. Renato, ti chiedo, ecco, tu che conosci bene il calcio inglese, è ovvio che Darmian ha fatto un partitone mondiale Italia-Inghilterra, so che molte squadre inglesi si sono interessate a Darmian. Io credo che se Ciarci e Immobile non fossero andati via, forse Darmian rischiava già di andare via lo scorso anno. Obiettivamente so che in Inghilterra è seguito molto Darmian. Sì, devo dire che il Granata che ha seguito con più interesse è Nicola Maximovic. A me risulta che soprattutto su Maximovic, che sono indirizzati gli osservatori della Premier, in primis il Tottenham, perché piace a Pochettino, e che è l'attuale manager del Tottenham, e anche l'Arsenal ha manifestato un certo interesse per Nicola. Su Darmian, io, voci dell'Inghilterra, sì, c'è lo United che sta inseguendo un po' tutti, anche perché avrà questo mega contratto con l'Adidas a partire dall'anno prossimo, per cui avrà una cifra spropositata di liquidi da investire subito sul mercato, indipendentemente dall'esito della Premier League di quest'anno. Lo United è fuori, ma Falcao è in prestito. Falcao è in prestito, è l'unico giocatore. Questa stagione, lo chiedo perché Massimo ha insegnato che anche se Darmian dovesse andare via, il Toro gioca comunque in 11 contro 11. Occhio, beh, ci sarebbe da dire occhio al Barcellona, perché il Barcellona però è stato punito dall'UEFA, non potrebbe fare mercato, altrimenti il Barcellona, che sta per perdere Dani Alves, che è finito con Darmian, avrebbe trovato siamo lunghi. Diego, obiettivamente, cioè, se anche andasse via Darmian, il Toro comunque giocava in 11 contro 11. Ma speriamo di no. Come ha giocato quest'anno senza Ciarci Immobile in 11 contro 11. E poi il Parma insegna che è importante avere bilanci sani, credo che col Torino, con la gestione attuale, i bilanci non possono che essere sani. Purtroppo io sono il primo che si affeziona ai giocatori e a volte penso cosa sarebbe il Toro con i vari Ogbonna, D'Ambrosio, Cerci, Immobile, tutti i giocatori che fanno panchina. Però cosa sarebbero fossero ancora nel Toro, però sappiamo che sarebbe, non è questa la dimotivati. Realtà, e purtroppo Darmian sarà con ogni probabilità il prossimo da salutare, però insomma al giusto prezzo si potranno vagliare delle alternative importanti. Massimo, chiaro, è ovvio, capita un'occasione importante e dovrà valutarla lui e dovrà soprattutto valutarla il presidente. Se dovesse andare via verrà sicuramente rimpiazzato con un giocatore di valore, come sta facendo negli ultimi anni il presidente. Ricordiamo sempre che Milan e Juve fatturano 6 volte quello che ha fatto il Torino e il campionato inglese ha fatto 7 volte quello che ha fatto il campionato italiano, quindi non si può competere a certi livelli. Dobbiamo già andare in pausa, allora facciamo la pausa. Ci fermiamo qualche minuto, ma restate con noi perché torniamo tra poco con l'Orgoglio Granata. Bentornati all'Orgoglio Granata. Sentiamo Stecci, Patrizio Sala, Salvadori che ci parlano del tuo attuale, poi vi racconteremo tante cose, ma stiamo cercando di capire i volti del Torino 2015-2016. Cerchiamo adesso di capire chi sicuramente, o al 99% resterà al Torino anche la prossima stagione. Ok, chi resta? Padelli, Jansson, Bovo, Moretti, Molinaro, Gazzi, Vives, Farnerud, Maxi Lopez, Quagliarella e Martini. Stefano, tutto giusto? Ma penso di sì, anche lì sicuro è morto, come si dice, nel senso che non si può mai sapere. Quindi Molinaro, Vives li vediamo ancora un anno, Jansson se meglio. Molinaro deve ancora rinnovare, quindi non è a fine anno scade, così come Maxi Lopez è un po' più sicuro. Molinaro dovrebbe rinnovare, non dovrebbero esserci problemi. Gli altri non credo che partano. Vives. Sì, forse però l'ultima stagione. Sì, però non per questioni tecniche, ma per questioni di età. Farnerud ha convinto in pieno, quindi direi anche Farnerud, no? Ha fatto una bella stagione. Non mi guardate perplessi, ditemi sì o no. Che i due migliori attaccanti che abbiamo e che per fortuna riconfermano, o perlomeno secondo questa tabellina riconfermerebbero, hanno tutte e due 31 anni. Sì, però portati bene. Cioè, prossimo, sì, no, per la carità, benissimo, però se noi abbiamo giochi le coppe o meno. Bravo, se noi abbiamo la speranza di giocare le coppe, dispiace dirlo, ma salvo che non rispettiamo la tradizione che ci vede uscire al primo turno di Coppa Italia, se noi dobbiamo fare Coppa Italia, campionate, coppe europee,
con due attaccanti di 32 anni. No, ma qualora il Toro si qualificasse in Europa League, qualcosa succederebbe. Allora, andiamo quelli in dubbio, perché su dubbio ce ne dire molte cose. In dubbio abbiamo Ventura, Glick, Maximovic, Bascià, Benassi, Silva, Gonzales, Castellazzi, Icciaso, Amauri e Del Caduri. Dillo tu che sei Icciaso. Colombiana. Icciaso. Così che si dice. Sì. Allora, Ventura parliamo dopo perché c'è da fare un discorso lungo. Glick e Maximovic, ovviamente la volontà è di tenerli, certo, oggi Glick si è parlato di un interessamento del Tottenham, Maximovic, cioè, se arriva all'offertona da 20 milioni, ma soprattutto da 3-4 milioni all'ora di ingaggio. Ma non credo la situazione Glick secondo me è diversa. Lui, il simbolo. Lui puoi metterlo già tra quelli sicuri, ma che restano per l'anno prossimo. Beh, se il Tottenham gli offre 20 milioni al Torino e 4 a lui. Ma il Tottenham vuole Maximovic, cioè non vuole Glick. Ah, ecco. Ma c'è. Bascià e Benassi, cosa dici? Ma poi parliamo con voi. Qui bisogna aprire un'altra parentesi, perché bisogna pensare che l'anno prossimo con la riforma Tavecchio dobbiamo pensare alla formazione, alla rosa in un modo completamente diverso da come l'abbiamo vista quest'anno. Ci saranno una rosa di 21 giocatori, di cui 4 devono essere provenienti, di cui 4 devono essere provenienti del settore giovanile, più 4 che fanno arrivare la rosa 25, provenienti dal vivaio del Toro, che devono aver giocato almeno 3 anni nel vivaio del Toro, più quanti under 21 vuoi. Ecco, lì ho fatto un errore perché credevo fosse dal 96 in giù, invece deve essere dal 95 in giù. Esatto. Ma perdona l'ignoranza, se uno non ottempera questi parametri, non gioca con meno allora il discorso c'è preferenze sui colori degli occhi, come la lista sulla pettinatura, come la lista Europa League. Cioè, se uno è pettinato come me lo pigliano pure. È come la lista Europa League, è una cosa molto intelligente. Si fa di pagare, ditemi Bascià, mi sembra di nuovo se lo stiamo in Italia. E Benassi in competenza con l'Inter, ancora Benassi secondo me sì, però che piace Mancini, però a causa di questa regola potrebbe essere un giocatore molto interessante per l'Inter. Ah, ecco. Piace a Mancini, Piace a Mancini. Questo bene. Potrebbe essere bene o male, insomma. Poi parliamo con i nostri amici del Toro. Se ci saranno le conferme di El Kadouri, Gazzi, Vives, Farnero, eccetera, a centrocampo vorrebbe dire che tu non prendi praticamente nessuno se tieni anche Tata ha giocato poco per l'infortunio, dovremmo vedere a fine anno che cos'è, secondo me non capito poi che Castellazzi Icciaso legato molto al discorso anche di Alfredo Gomez, penso che forse Icciaso avrà la possibilità di farsi un anno in prestito altrove. Sì, Castellazzi no, quella sarebbe l'idea più furba. Ma Castellazzi è il terzo portiere, se non rimarrà lui verrà preso un altro Castellazzi, verrà preso un Berni, cioè il ruolo è quello. No, però potrebbe essere uno di quei ruoli in cui prendi un ex Toro. Fammi un nome. Qualcosa. Poi ne parliamo. Non ti va via. Ma Lisgomez farebbe il secondo. Alfred, io sono più meglio Alfred o Lis. Se gli devi far fare il secondo è meglio Lis. E Alfred lo fa giocare ancora un anno. È il terzo? Castellazzi. O cioè un giocatore di quel tipo. Va bene, però parliamo di Amauri e Caduri. Amauri ha contratto fino al 2016 a 750.000 euro. Non è che Amauri non è che entusiasmato, però ha contratto ancora di un anno. È un nuovo spogliatoio molto importante. Quindi resta. Quindi dal dubbio dove metterlo in mano. Penso che resta. E Caduri credo verrà riscattato, poi bisognerà vedere che cosa succede, perché credo che il Napoli abbia un diritto di recompra, quindi potrebbe esercitarlo quindi riprenderselo, oppure potrebbe arrivare un'offerta incredibile. D'accordo su tutti questi? Sì, sì, ma sono d'accordo con loro, con queste situazioni qua. Da poco parliamo abbastanza logiche. Siete d'accordo? Sì, sì, l'unica cosa è che Glick è uno di quelli insostituibili. Che non si muove. Cioè, però il mercato che fa gli insostituibili. Non si cioè, muove. Se arrivano 20 milioni è piuttosto... No, però attenzione, Glick ha detto molto chiaramente in interviste, nelle interviste e anche a qualche cudone che comanda. Gli ha detto, i soldi nella vita sono importanti.
importanti, ma per me è stato importante venire a giocare nel Torino ed essere l'uomo simbolo. Ma beh, comunque lui starà ancora un anno, starà ancora un anno a prendere un milione. Se hai bisogno di soldi, forse ho bisogno di soldi, vendo tutti, ma non credo. Io non credo che Glick faccia alcuna pressione per andare via, però credo in caso di offerta seria che non vanno tutti. Come dite voi, vanno via tutti, non resta più nessuno al Torino. Vanno via al massimo in due, uno e due potrebbe essere Darmian, anche perché a Covacciano ha detto qualcosa Stefania. Infatti Darmian ha dichiarato: devo ringraziare l'ambiente Toro, sono 4 anni che indosso la maglia granata, mi hanno dato fiducia ma non mi hanno messo pressioni e mi hanno fatto crescere con tranquillità. Il mio futuro non lo so, sottolinea Darmian. Non è il momento giusto per parlarne. Dopo la nazionale tornerò a Torino e terminerò il campionato con il massimo impegno. Se sono pronto per il grande salto non lo so, penso solo alla prossima partita. Sulla splendida avventura europea del Toro, Darmian... Va bene, Stefania? Sì, ok. Ti sembra un testamento di uno che può dar via? No. No, 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 secondo me Glick... No, Darmian. Ah, scusa. Darmian. No, ma Darmian è un altro che va via a fronte dell'offertona, però... Secondo me, se non è proprio un'offertona, se ne sta. Diciamo, tra Darmian con Lopez, Glick e Maximovic vanno via solo al massimo in due? Al massimo in due. E se sono due, sono Maximovic e Perez. Con Lopez anche per motivi tattici, perché a Ventura non piace molto forse come fa la fase difensiva e poi la Roma qui ebbe soldi importanti. Probabile, io non credo più che altro che andrebbero via sia Darmian che Bruno Perez. Sì, tu dici che sono due stagni a sostituire. Attenzione, arriva Barecca. Vediamo Vedere, grande giocatore, grande giocatore Barecca. Bravissimo, senti, Tra chi arriva abbiamo Sarri, De Frel, Belfodil, Cigarini, Alfred Gomez e Barecca. Sarri è legato al discorso di Ventura che facciamo tra poco. Prendiamo i giocatori. Belfodil, so che ti piace, Michael. Volesse il cielo, caspita. È stato l'unico del Parma che ci ha dato fastidio per tutta la partita, quindi se gioca tutto il campionato come ha giocato contro di noi, guarda Meku, che è uno, c'è un giocatore lunatico nel mondo del calcio, questo è proprio Belfodil, ha giocato una gran partita contro il Toro, se gioca tutto il campionato c'è il Parma che l'ha fatto, cioè non ha, o non ha voglia o fa fare, io giovani cercheremo di fargli venire, dici quali giovani entrano è un discorso strettamente connesso a quello di cui parlava Stefano, ovvero della riforma Tavecchio. Dal 95 in giù temo sia prematuro parlarne. Barreca servirebbe per un discorso tecnico, perché è un giocatore che potrebbe essere pronto, potrebbe essere utile, ma non rientra nei parametri di questa lista essendo un 95. Saranno molto importanti quei ragazzi più grandi come Chiosa, per esempio, che è un 93, come Scaglia con 92, Scaglia, e come lo stesso Alfred Gomez, sul quale si dovrà discutere, perché questi Lescano sono sarà promosso in prima squadra? La vedo dura. Ma io ho un nome che non ho riuscito tanto, ma Suciu, che ultimamente ha faticato tanto, ultimamente sta facendo bene, sta giocando, piaceva. Sì, sta giocando titolare a Crotone, sta facendo molto bene. Ventura è stato il primo a lanciarlo in prima squadra, il primo a credere in lui, potrebbe essere un nome, fra virgolette, a sorpresa. Chiaramente una risorsa in più, non un titolare inamovibile, chissà, potrebbe essere lui il nome a sorpresa. Ma voi lo sapete quella, la canzone di Mina che diceva parole. Beh, noi facciamo tante di quelle parole, alla fine c'è tre persone che sanno quello che succederà. Facciamo la trasmissione. Voi state dicendo che praticamente, come dite voi, cambiamo tutto. Non facciamo la trasmissione. Lasciate fare Ventura e lasciate fare il capo, qualche sogno succederà, speriamo in bene. Diamo il numero di telefono di Petrachi. È che possiamo noi sapere, non possiamo noi sapere quello che farà. Io direi Petrachi per il dopo Alessandro. Sembra che sappiamo tutto qua. Puoi fare qualcosa su Di Biasi? Allora, chi ce l'ha Di Biasi? Ce l'hai tu? No, va bene, avete quella notizia su Di Biasi, dopo. Allora, ci siamo un po' in ritardo, perché volevo già lanciare Pecci Salvadori e lo lanciamo dopo. Volevo spiegare bene la questione di Ventura, che al 99,99% resterà al Torino, ma c'è il famoso 0,01% che vi spieghiamo le ipotesi alternative. E poi, insomma, tante cose, adesso ci dobbiamo fermare. Esatto. Orgoglio Granata torna tra poco, rimanete con noi.
Bentornati, quarto blocco di Orgoglio Granata. Da pochissimo vi spiegheremo come vi ho annunciato la situazione legata a Ventura, però a proposito di ex allenatore del Torino, c'è una notizia, Stefania. Infatti, come dicevamo, allora Giovanni De Biasi, allenatore del Toro dal 2006 al 2009 e oggi allenatore della nazionale, ha ricevuto la cittadinanza albanese prima della partita vinta contro l'Armenia. L'allenatore italiano è sposato con un albanese e ora avrà la doppia cittadinanza. Non sapevo fosse sposato con un albanese, De Biasi, che Mario ha andato spesso in bicicletta assieme. Io stavo sulla tavoletta. Bisogna anche essere un po' obiettivi. Nella vita privata di una persona non si va a parlare di ma è un passato pubblico, è una curiosità. Adesso è poi non è mica un segreto. Ma poco di tempo fa, poco tempo fa non era pubblico. Quindi poi la cittadinanza è abbastanza. Io essendo che conosco molto bene la figlia e la moglie, sai, non no, ma non ti chiedevo, ti dicevo complimenti che sta andando molto bene con la guida nazionale. Lui è in grande. È un grande fuveur per le donne, Sì, no, ma parliamo di calcio, tu vuoi dire la porti su un altro tema? Va bene, c'è di calcio. Ha trovato la bella albanese, ma io parlavo del lavoro, non ai grandi amici della Sisa. Esatto, salutiamo gli amici di Sisal e con orgoglio e non solo Granata, che salutiamo il nostro main sponsor, ossia Sisal Win City di via Livorno 50 a Torino. Sisal Win City è anche premium sponsor da 4 anni del Torino Football Club. Sisal Win City è un luogo di aggregazione positiva per trascorrere il vostro tempo di qualità. Eat, drink e play. Sisal Win City vi ricordo che si trova in via Livorno 50 a Torino e vogliamo anche sottolineare tra le varie iniziative il programma di fidelizzazione Sisal Win City Club. Tutte le info sono disponibili sul sito www.sisalwincityclub.it. E poi mentre che ci siamo, ricordiamo anche che il cofano che è stato qui in trasmissione con tutti gli autografi originali dei giocatori del Torino Football Club naturalmente è su eBay, quindi potete acquistarlo e l'intero ricavato sarà devoluto a casa oggi. Ecco, questa è un'iniziativa benefica che ci teniamo a sottolineare. Esatto. E adesso vediamo l'intervista a Faiola, adesso ti metto in difficoltà, tu non c'entri con De Biasi. No, io non c'entro niente. Se chiamo questa albanese, non sei tu. No, sei troppo giovane. Non è colpa mia. No, esatto, non sei coinvolto. La clip. Allora, sabato sera grande festa al Toro Club Ermanno e Andi di Frossasco, dove è stato presentato il DVD Eraldo Pecci e Patrizio Sala, Il cuore del Toro. Tra gli ospiti anche Roberto Salvadori. Allora vediamo la prima clip, ossia le interviste proprio con Pecci e Salvadori e con l'autore del DVD, il giornalista Hervé Bricca. Poi sentiremo anche Patrizio Sala, ma ora Pecci e Salvadori. Grande Hervé. Salamini Beretta. Che te lo dico a fare? Salamini Beretta, spariscono in fretta. Li abbiamo intervistati innanzitutto ed è venuto fuori una cosa molto curiosa, cioè il vero cuore della squadra dello scudetto. Uno dice subito, ma saranno i gemelli, hanno fatto 532 gol in due. Invece abbiamo capito che insomma è vero, proprio vero, il centrocampo, se questa anima della squadra veniva fuori dai chilometri che faceva uno, Patrizio Sala, e dalla geometria, dalla classe, dal colpo d'occhio, dalla voglia di smistare pallone a destra e a sinistra di Eraldo. Allora ci è venuto insomma l'idea di raccontare questa storia, proseguendo naturalmente una collana che stiamo facendo di tutti i ragazzi dello scudetto, perché vorremmo veramente dimenticare nessuno. Eraldo in tanti lo conosceranno, poi basta vedere anche il suo libro, no? Tu l'hai letto quante volte, il libro di Eraldo è simpatia elevata alla massima potenza, viene fuori l'essere romagnolo puro sangue. E Patrizio è riflessivo, Patrizio è colui che riesce a insegnare anche al bambino a giocare a calcio, ha avuto una scuola calcio fino all'altro ieri, dunque veramente due peculiarità diverse, però il bello anche di questo, il bello di questa storia è che alla fine messi in campo in un contesto molto particolare, allenati da un grande sergente, veniva fuori veramente un tutt'uno che era il cuore, il vero cuore del Toro. Sul Toro attuale alcuni tifosi vorrebbero questo sesto posto per tornare in Europa League, vi chiedo se siete ottimisti e soprattutto sulle prospettive, una squadra del Torino che magari tutti gli anni potrà da adesso in poi giocare per andare al sesto posto e quindi nelle coppe. No, me lo auguro, è chiaro che come dicevamo prima l'esperienza è importante, tu guarda l'Inter quando ha vinto la Coppa dei Campioni, ha fatto 3-4 anni prima, è eliminata al primo turno, al secondo, perché in Europa è un altro calcio, c'è poco da fare, è un altro calcio, e il Toro ha cominciato questa esperienza, l'ha cominciata bene. L'inesperienza l'ha portato a essere eliminato, però
è tutta roba che verrà buona andando avanti se si riuscirà. Io onestamente non so perché, come regolamento, per cui per dirti come sono preparato, non so perché l'anno scorso andava la settima e quest'anno va la sesta. No, perché però, tu è andato a posto il Parma, che è stato una... No, però era il settimo il Parma, quest'anno va la sesta, si vede che se c'è un posto in meno, non so neanche questo, però spero che il Toro ci vada, che si faccia le sue esperienze e permetta a noi tifosi di fare qualche trasferta e di conoscere un po' l'Europa oltre che tifare, insomma. Ecco, sei ottimista per il Toro di quest'anno che possa arrivare al sesto torneo Europa League e per le prossime stagioni, se secondo te la dimensione del Torino è quella di lottare sempre per andare nelle coppe? Ma adesso stiamo confermando un po' il risultato dell'anno scorso, quindi questo è già un successo ed è di buon auspicio anche per il futuro. Devo dire che Ventura ha trasformato un po' questa squadra, quindi abbiamo alzato un po' il livello, quindi perché no, può darsi che si possa anche avere delle prospettive migliori negli anni futuri. Non dimentichiamoci che quest'anno noi abbiamo giocato senza due giocatori che Cairo ha venduto, che erano fondamentali per il nostro attacco, e siamo ugualmente lì, quindi c'è un disegno migliore di quello dei primi anni di Cairo, speriamo che possa continuare. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Dottore. Salami di Beretta spariscono in fretta. Questa ovviamente dell'intervista è un breve flash, in realtà quella integrale, come tutte le interviste realizzate a Cantalupa, le vedremo nella puntata di Pasquetta, saremo in onda anche a Pasquetta per commentare Atalanta Torino e tutti i temi, quindi non perdete la puntata di Pasquetta, tra poco sentiremo anche ovviamente Patrizio Sala. La questione, dicevamo, di Ventura. Allora, Ventura al 99,9% sarà allenatore del Torino anche il prossimo anno, la società vuole confermarlo, sono tutti soddisfatti. È ovvio che Ventura forse ha questo impianto, soprattutto in questi anni in cui ha debuttato in Europa League e in cui ha dimostrato tutto il suo valore al Torino, magari di non aver avuto la chiamata del grande club. C'è un grande club, anche se ultimamente non si sta commentando il grande club, che è il Milan, che ha inserito Ventura nei suoi possibili candidati. Insomma, il Milan sta pensando a Ventura, Gagliani lo stima molto, inoltre e il Milan, che ha già Cerci anche se è questo dell'Atletico e dovrebbe prendere Immobile, magari pensa a ricomporre il tridente che ha fatto tanto bene a Torino, Cerci, Immobile, Ventura. E questa è un'ipotesi che dà calciomercato, insomma io non ci credo, però è un'ipotesi che il mercato, e chiedo a Renato, che grande esperto di cose milaniste, se è una cosa plausibile, perché in quel caso sarebbero scenari importanti anche per il Torino. Ma io dico sinceramente, ho sguinzagliato tutte le persone che conosco a Milanello, dintorni eccetera, ma in questo momento la voce di Ventura al Milan sembra proprio un sussurro, non sembra destituita di ogni fondamento, oserei dire. Il Milan in questo momento ha ben altri problemi che andare a cercare un allenatore capo. Il Milan in questo momento ha il problema di ricompattare una stima di Gagliani per Ventura, una società, e di decidere anche la posizione di Gagliani, che non è più così solido, ecco, come AD del Milan, ma che vuole dedicarsi di più alla Lega Calcio, che è quello che gli interessa di più. Ecco. Però scusa, l'idea del Milan di prendere Ventura anche per valorizzare meglio Cerci, Immobile e lanciare i giovani che Ventura ha dimostrato di poter lanciare. Intanto Immobile non credo che il Borussia Dortmund, in prestito, come... ma quali, cioè voglio dire, i tedeschi non sono mica nati con l'anello in naso, no? Cioè, sicuramente per Immobile ha più probabilità, secondo me, clamorosamente, il Toro, offrendo, che ne so, un 5, 6, un 7 milioni, però poi bisogna che gli garantisca un ingaggio e quindi a quel punto non troverebbe l'intesa con Immobile, che non credo che tornerebbe al Toro per, che ne so, un milione non gli darebbero mai, ecco. Quindi è solo fantacalcio. Allora, facciamo... il problema è che il Borussia Dortmund non presta giocatori. Allora Ventura al 99,9% sarà nel Torino anche il prossimo anno, ma nel 0,01%, scusate, c'è un allenatore che è diventato popolarissimo nell'ambiente granata, ossia l'allenatore dell'Empoli, un po' perché è stato candidato per un eventuale dopo Ventura anche da Pulici in un'intervista a Tutto Sport, un po' perché, questo l'ho preso dalla pagina Facebook di Mecu, che penso abbia preso la Torino granata, perché Sarri, l'allenatore dell'Empoli, ha detto che vuole portare i giocatori dell'Empoli a Superga il 4 maggio per far capire ai suoi giocatori cos'è il vero calcio. Insomma, un gesto da parole da grande... il cultore, diciamo che intanto questa dichiarazione è da verificare,
nel senso che io l'ho presa da Torino-Granata, no, ma io non ho parlato personalmente. Va organizzata logisticamente, ma è un'ipotesi. Okay. Quindi, se ha detto queste cose, ha detto una cosa bellissima, ha dimostrato di essere un vero sportivo, un uomo di sport, no, prima ancora che un allenatore, e quindi tanto di cappello. In tutti i casi, io credo che questa cosa, qualora non fosse stata detta, potrebbe comunque essere utilizzata come invito, ma non solo per l'Empoli quest'anno, ma per tutte le squadre che nel futuro si trovino a transitare per Torino nei dintorni del 4 maggio, di partecipare, certo, in massa con una delegazione, come lo ritengono opportuno, anche perché abbiamo avuto modo di vedere fotografie dei primi anni post Superga. Era una cosa assolutamente normale che alla celebrazione del 4 maggio fossero presenti i gonfaloni delle altre squadre di Serie A, e quindi il fatto che una squadra ritenga di venire a rendere omaggio ai tuoi campioni è un gesto bellissimo che va premiato con applausi e ospitalità, certo, aperta. Anche perché l'Empoli del tutto aveva partecipato da protagonista anche al centenario del Torino. Sono gol stati di così gentili da mollarci tre punti, un gol fantasma, senza batter ciglio. Stefano, questi fuori. Allora, Ventura è stato al Torino al 99%, però Sarri, che lancia i giovani, fa giocare bene le squadre, parla da grande uomo di calcio, insomma, è diventato molto popolare obiettivamente fra i tifosi granata. Sì, meglio di altri nomi che avevi fatto in passato quando... No, non mi ricordo. Vabbè, no. Però tanto io non lo prendo in considerazione, perché per me lo 0,01 non esiste, sì, neanche, ed è un 100%. Perfetto, dobbiamo fermarci. Dopo vi dico già che parleremo anche di Leo Junior al Museo del Grande Torino, sì, lui, sì, in carne e ossa, del Philadelphia, oggi CDA, importanti novità, poi sentiamo Patrizio Sala, parleremo dei biglietti del derby, scusami Camilla, l'allenamento di oggi del Torino, perché oggi è ripreso la preparazione. Infatti, ripresa della preparazione per il Torino alla C-Sport con una seduta tecnico-tattica mattutina. Da oggi si sono riaggregati al gruppo quattro nazionali: El Kadouri, Gonzales, Jansson e Gaston Silva. Per Tarnerud e Vives, infine, allenamento con il gruppo alternato a lavori differenziati. Domani doppio allenamento a porte chiuse. Tiro che gioca sabato alle 15 a Bergamo. Scusa Camilla, tu un momento. Vi lasciamo qualche minuto con i gol dei nostri sponsor e ritorniamo tra poco con Orgoglio Granata. Quinta parte del Orgoglio Granata, bentornati. Ma va bene, Mario Cacciolatto che ha due segnalazioni, una triste e una bella. Una triste e una bella. Allora, la prima è molto triste. Oggi ho ricevuto una telefonata che mi ha veramente messo col cuore a piangere, perché è mancato improvvisamente il papà di un grande, grande amico come il presidente del Toro Club, il Po Granata di Moretta. Ah, mi spiace. Di Moretta, Drueta. Antonello, quindi è stato un colpo fortissimo per lui, come è stato un colpo fortissimo per me e tante altre persone, perché io con lui ho un'amicizia di fratellanza. Volevo solo dire che noi come Toro Club Giorgio Ferrini, Michelin Lussemburgo, ma penso tutti i club e tutti i tifosi sono molto vicini a te, perché sei una persona da ammirare da quello che fai per il Toro. Dai Antonello, su. Voglio dire una cosa importante, anche questa è importante ma è più bella che quella triste. Il giorno 13 avremo l'onore di avere un grande club che non è solo un grande club che si chiama La Gru di Grugliasco, ma sarà ospite alla nostra trasmissione. Ma bisogna anche dire un'altra cosa, questo grande club è anche un club che lavora molto 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 in collaborazione con Meku, e sta lavorando, questi ragazzi sono sempre impegnatissimi e hanno aiutato lui per costruire questo bellissimo museo, no? E quindi io sono orgoglioso di avere Fabrizio e tutto il suo gruppo, e se tu vuoi venire fai anche molto piacere, perché loro veramente a gestirlo sono... anche nella quotidianità, che è la cosa più... Sì, più che altro la gestione nella quotidianità. Sì, allora, Leo Junior e le novità su Philadelphia, tema libero, due temi scegli tu dove iniziare. Bene, allora iniziamo da Leo Junior. È da settembre che con Leo ci scriviamo, perché nel nostro calendario culturale abbiamo inserito a maggio
una mostra dedicata a lui nel trentennale del suo arrivo al Torino. Al che, dopo serrato corteggiamento, siamo riusciti ad ottenere il sì, e nella settimana fra il 12 e il 18 di maggio Leo Junior sarà qua a Torino ospite del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Ci sarà un fitto calendario di appuntamenti, perché tutti quanti ci hanno chiesto: vogliamo Junior, al che abbiamo organizzato le cose in questo modo. Il mercoledì ci sarà una cena a Druento per i tifosi, diciamo così, della provincia di Torino. Il giovedì faremo una cena a Savigliano per i tifosi della provincia di Cuneo. Il venerdì il Toro Club Castagnole Monferrato dedicherà il club a Leo Junior, e quindi si chiamerà Toro Club Leo Junior Castagnole Monferrato, e quindi faranno a loro volta una cena per i tifosi della provincia di Asti e di Alessandria. E Leo Junior torna in Brasile 10 kg in più. Infatti Leo Junior mi ha scritto: mamma mia, tutte ste cene. Io gli ho detto: ma non ti preoccupare, noi mangiamo per te una bistecchina e un'insalata e niente di più. Mi ha risposto: l'importante è che ci sia del buon Barbera. E l'ho assicurato su questo, se non si ricorda. Dopodiché la domenica sera ci dovrebbe essere ancora un'ulteriore cena con i picciotti Sicilia, che vengono apposta dalla Sicilia per lui. E quindi insomma un calendario molto fitto, ma daremo poi un rendiconto un po' più dettagliato. Coinvolgimi in qualche modo, sai che coinvolgeremo tutti quanti. E questo Gagno, quindi, per quello che riguarda il discorso Leo Junior. Per quella poi chiaramente sabato 16 di maggio alle 10.30 al Museo del Grande Torino della Leggenda Granata inaugureremo la mostra dedicata a lui, ovviamente con la sua presenza, e di conseguenza ci sarà la possibilità anche lì di vederlo. Gli abbiamo chiesto di portarci qualche cimelio suo che resterà esposto sabato e domenica, dopodiché lui se li riporta in Brasile lunedì, e quindi chi vuol venire all'inaugurazione è il benvenuto. Invece, per quello che riguarda la Fondazione Filadelfia, mi aiuto qui col ingrandimento perché sono un po' buono. Voi aspettate come la telefonata e poi parliamo di Filadelfia, sì, così è il tempo di... Abbiamo velocemente una chiamata, Alessandro, e ci chiama il nostro amico Rodolfo. Ciao Rodolfo. Ciao, e benvenuto, come sempre. Buona serata a tutti. Grazie. Immancabile Rodolfo, grazie mille. Le mie previsioni sono andate bene, perché ho detto che non dovevano allenarsi là a Benaria, e a Darmian domani forse non c'è. Ecco, diciamolo piano. Vabbè. Perché se no poteva prendersi qualche malanno dall'aria inquinata che circola da quelle parti. Comunque aspettiamo sabato per vedere cosa fa il Toro a Bergamo, sperando che faccia quello che ha fatto 2 anni fa, per di andare infilati 5, che vada avanti così. Siccome ho sentito prima cosa diceva Pecci, cosa diceva Patrizio Sala, chi ben comincia alla metà dell'opera, perciò adesso è questione che alla metà siamo passati, bisogna arrivare al sesto posto almeno, perché adesso bisogna pensare che poi dobbiamo andare anche a Genova, e lì sarà dura comunque la sento ottimista, bene. E con la gomma poi vediamo. Comunque buona serata a tutti e sempre forza a tutti. Grazie mille, grazie Rodolfo. Io posso spezzare solo una lancia in favore del comune di Venaria, che da tutti viene attirato, perché a Venaria, se proprio, seguendo il ragionamento di Rodolfo, ci pensa la primavera del Toro a pulire un po'. Sì, poi diciamo è un ferro, è nato a profumare un po' l'aria. È nato a Claveo, quindi diciamo un ferro granato. Poi appunto l'aeroporto Savonera. Venaria, all'aeroporto di Bilbao, quando siamo andati a vedere la gara di Coppa, io non sapevo il risultato della sera prima, che la Juve aveva giocato col Borussia, e c'erano Stefano Lanzo e Marco Bosa, non ricordo male, di Tutto Sport. Ho detto: scusate, sapete mica cosa ha fatto il Venaria? No? E questi subito mi hanno guardato e poi hanno capito di cosa stavo parlando, mi hanno detto: battute a parte. Dicevamo, per quel che riguarda il Filadelfia, abbiamo una settimana. Il mese di aprile è cruciale, perché il primo aprile, e garantisco che non si tratta di un pesce, ma è la realtà, non è uno scherzo, siccome a mezzogiorno del 31 si conclude ufficialmente la gara per il mutuo,
il mutuo che la Fondazione accenderà, ma è garantito e pagato dalla Regione Piemonte, il 1° aprile ci sarà l'apertura delle buste relative all'assegnazione di questo mutuo per la ricostruzione, che farà entrare nelle casse della Fondazione Filadelfia 3.500.000 euro. Entro il mese di marzo si completano le valutazioni della commissione tecnica riguardo alle buste tecniche che sono state aperte il 25 di febbraio, e di conseguenza chiudendo la valutazione tecnica e assegnando i punteggi, a breve si possono aprire le buste economiche, e di conseguenza, mettendo insieme l'offerta tecnica e l'offerta economica, i due punteggi, si ottiene la graduatoria finale. Quindi ci sono ottime possibilità che entro la fine di aprile ci sia una graduatoria definitiva in cui le 5 società che hanno partecipato al bando per la ricostruzione avranno ognuno il suo punteggio e saranno classificate da prima a quinta. Ci sarà un'assegnazione provvisoria alla prima, provvisoria perché c'è un termine di legge che, se non ricordo male, sono 15 giorni entro il quale le altre 4 società hanno diritto di fare ricorso avverso le decisioni della commissione. E di conseguenza l'ultima cosa, il 7 aprile è programmata la seduta pubblica per l'ammissione dei candidati per la gara della direzione lavori, e quindi una volta espletata anche questa avremo chi dirigerà i lavori, chi li eseguirà, i soldi per eseguirli quasi tutti, perché non ci dimentichiamo, anche oltre ai soldi del mutuo, oltre ai soldi che sono già stati versati, ovvero sia la prima tranche del comune e di conseguenza la prima tranche della Fondazione Mamma Cairo, a breve sono in liquidazione la seconda tranche del comune, quindi il secondo milione, e quindi i secondi 330.000 della Fondazione Mamma Cairo. Quindi entro il mese di aprile noi ci troveremo ad avere in cassa circa 6.200.000 euro, e soprattutto avremo un progetto definitivo che prima di diventare esecutivo deve ancora passare al vaglio del Collegio dei Fondatori per l'approvazione finale, e avremo la direzione lavoro. Quindi il motore acceso, scaldo e pronto, basta solo più mettere la prima e partire. Quindi detto, guardando proprio avanti, possiamo dire che a settembre potrebbe iniziare i lavori? Sì, però c'è ancora un'ulteriore cosa da dire, che anche il bando per la bonifica bellica è in scadenza, e quindi a brevissimo dovrebbe anche iniziare la bonifica bellica, che da una parte è un'ottima cosa perché è da fare e così ci leviamo il problema. Certo. La cosa un po' meno bella è che con ogni probabilità il 4 maggio il Filadelfia non sarà agibile. Aia. Perché con ogni probabilità ci sarà questa bonifica bellica in corso, e di conseguenza sarà assolutamente impossibile accedere allo stadio. Però ci facciamo una ragione di questo fatto, che l'inaccessibilità è dovuta al fatto che si sta lavorando. Ottobre 2016, inaugurazione del nuovo Filadelfia, è un'ipotesi ancora in corso, ottimistica? Assolutamente sì, perché uno dei parametri su cui c'è questa assegnazione dei lavori, e quindi c'è un premio in punteggio nel concorso, è l'anticipo nella consegna rispetto a quanto previsto dal bando. Di conseguenza ci sta che la società che si aggiudichi il bando abbia posto un anticipo rispetto ai tempi di consegna rilevante, quindi si stia tranquillissimamente dentro alla scadenza che tutti quanti ci auguriamo di rispettare, ovvero sia il 17 di ottobre del 2016, che saranno esattamente 90 anni da quel 17 ottobre del 26 in cui il Filadelfia fu inaugurato. Scusa un attimo, poi una domanda. È possibile, come si diceva, sai che nella tribuna centrale si mettevano i seggiolini e si poteva comprare i seggiolini a 1000 euro? Assolutamente sì, però io già anni addietro, un anno e mezzo fa, 2 anni fa, quando si è parlato per la prima volta di questa cosa, ho chiesto, anzi, a essere un po' più preciso, ho preteso, che
di chiedere soldi ai tifosi se ne parlasse solo dopo che noi avevamo dimostrato coi fatti di essere diversi da quelli che ci hanno preceduto fino adesso. Fino adesso sono state fatte molte chiacchiere e zero fatti. Io ho preteso che prima si facciano dei fatti, quindi ci sia il cantiere aperto, si dimostri che noi siamo in grado di fare. A quel punto abbiamo la credibilità, abbiamo la forza per andare dai tifosi e dire: signori, manca la ciliegina sulla torta, ce la mettete? E io credo che il popolo granata senta non come un dovere, ma come un diritto il fatto di essere partecipi e orgogliosi di esserlo della ricostruzione del Philadelphia. Finisco solo una cosa. Che l'impegno del popolo granata non termina con la ricostruzione del Philadelphia, perché come ho detto nella prima parte, il Philadelphia è l'edificio, ma quello che ha reso il Philadelphia un posto diverso da tutti gli altri posti al mondo era lo spirito che c'era nel Philadelphia, e lo spirito del Philadelphia, gli unici che possono restituirlo sono gli ex giocatori che lì dentro ci hanno giocato e si sono allenati, e siamo ben rappresentati con Longo, Menghini, Mezzana eccetera, ma i tifosi che lì dentro ci hanno sputato sangue e ci hanno lasciato le corde vocali e la pelle delle mani ad applaudire i beniamini, e di conseguenza noi avremo il compito di restituire all'edificio Philadelphia lo spirito del Philadelphia. Quindi la missione non finisce con la ricostruzione, ma prosegue. Dobbiamo fermarci, poi sentiamo ancora Patrizio Sala, faccio parlare a tutti gli ospiti, adesso dobbiamo fare la pausa. Andiamo qualche minuto in pubblicità e ritorniamo tra poco con i nostri ospiti. Sesta parte del Goglio Granata, bentornati. Abbiamo fatto tanti temi, però dobbiamo liberare i nostri amici dei giovanissimi sperimentali, anche perché devono essere primi in campo, ma primi anche e soprattutto a scuola. Allora facciamo ancora due chiacchiere con loro. I due ragazzi alla sinistra di Camilla che ci devono raccontare, per chi si collegasse adesso, nome e cognome, in che ruolo giocate e come si svolgono gli allenamenti con mister Massimo Garella. Allora, sono Daniele De Letteris. Per fortuna quest'anno abbiamo avuto due grandissimi mister e grazie a loro ci fanno divertire durante gli allenamenti e lavoriamo principalmente con la palla, quindi tecnica e non tattica. Cioè vi divertite ancora, non avete l'assillo dell'applicazione degli schemi? No. Bene, bene. Beh, i risultati sappiamo che sono buonissimi, no? Vincete quasi sempre. Sì, vabbè, le squadre che incontriamo sono sempre di quei livelli, però... Ci mettiamo tutte anche con quelle squadre. Tu invece? Mi chiamo Filippo Olivero, anche quest'anno grazie ai nostri mister stiamo trovando risultati ottimi. I nostri allenamenti sono principalmente con la palla, tecnica, e non facciamo tattica perché non serve. Ecco, vi chiedo... Non ancora. No, vi chiedo il vostro idolo della prima squadra, chi vi piace più il vostro idolo? Glick. Te invece? Tanti. Bovo. Parliamo anche con il nostro amico attaccante, ricordiamo nome e cognome che si collegasse adesso. Simone Riggi, attaccante. Sì, e... il cognome non è proprio casuale, mi sembra. No? Cioè, no. Hai un erede importante, ricordiamo, sì. Ricordarlo. Mio padre che ha giocato nella Juve e in altre squadre. Segnato Tana, una giocata famosa è stata. Sì. Chiedo scusa al telespettatore al telefono, ma facciamo parlare ai ragazzi e poi domani devo andare a scuola. Direttamente se ho già detto il tuo idolo e cosa ne pensi della prima squadra? Maxi Lopez ti piace come spirito? Sì, ecco. Molto. E che giocatore a cui più assomigli tattica proprio lui o? Maxi Lopez. Vabbè. Quagliarella cosa ne pensi? Mi piace, però mi piace più Maxi Lopez perché è più, diciamo, uomo d'aria, cioè la prende sempre lui. Quanti gol hai fatto quest'anno? Tanti. Non li so. Non li hai contati? No? Quando non li sai, perché sono tanti. Sì. Va bene, tra poco salutiamo i nostri amici, grazie di stare con noi, invece il mister rimane con la Future Champions che ha appena vinto in Sudafrica. Stefania, prendiamo la telefonata e poi abbiamo la clip di Patrizio Sala. Infatti Alessandro è con un altro amico di Orgoglio Granate e salutiamo Piero. Ciao Piero, oh. Benvenuto. Buonasera a tutti. Ciao Piero. Ciao Piero. Buonasera a te. Un saluto particolare al mio, sottolineo, mio presidente, Meco Beccaria. Ciao Piero, grazie. Tante cose vanno a lui.
doveva fare anche lui una piccola lapide. Aspettiamo, c'era un attimo la telecamera che devo tagliare. C'è sta telecamera che devo tagliare. Però il Filadelfia ha vissuto, ha detto bene Meco, è la casa dei Cipolli del Toro. Ma noi vorremmo tanto che la casa dei Cipolli del Toro non fosse come adesso, ma fosse aperta al pubblico. Non è possibile tenerla chiusa gli allenamenti a Torino. Allora, ma posso... noi siamo il Toro, siamo la scuola popolare, non siamo la Juve, la scuola dei nobili, degli innobili. Cioè, insomma, questa no. Cosa che sta facendo l'allenatore non mi piace affatto. La realtà, scusa Pio, c'è solo un allenatore... deve essere visibile a tutti noi granati. Allora, Ventura diciamo che si adegua a quello che fanno tutti i suoi colleghi, c'è solo un allenatore... che fa tutti gli allenamenti aperti tranne uno alla settimana in cui fa gli schemi ed è Sinisa Mihajlović, tutti gli altri sono a porte chiuse. Ma posso parafrasare... Ma no, me ne frega di cosa fa gli altri, no, ah, non parliamo di altri. Questa è un'ottima argomentazione, sono assolutamente d'accordo con te. Per parafrasare il grande Gigi Garcia posso tranquillamente tranquillizzare Piero a metà. Nel senso che il Philadelphia sarà aperto tutti i santi giorni. Ovviamente parliamo del cortile e dell'antistadio. Esatto. E per quanto riguarda gli spalti sarà aperto quando lo deciderà la società. Ci auguriamo tutti quanti che la società capisca che la forza del Philadelphia e di quel Toro che si allenava al Philadelphia era proprio il contatto umano con i tifosi. È l'allenatore che decide, non la società. Ho capito, sì, però sì. Capisce bene, se la società dice all'allenatore stracanè... Ah beh certo, dai, ti paga. D'accordo. Grazie Pia, ti salutiamo. Concludo, solo prima parola. Basta parlare di vendite, basta, parliamo di acquisti e non di vendite. E vabbè, ma se non vendi non puoi acquistare. Grazie a tutti, forza. Grazie Piero. Grazie. Allora sentiamo adesso la clip che dicevamo. Certo, adesso torniamo al Toro Club Ermanno e Andy di Frossasco per sentire la seconda parte dell'intervista realizzata alla presentazione del DVD dedicato a Pecci e a Patrizio Sala. Sentiamo dunque per primo Patrizio Sala che ci parla sia del Toro degli anni 70 che del Toro di oggi e di seguito sentiremo Paolo Dora, presidente del Toro Club Frossasco, due ex della serata. Salamini Beretta, che te lo dico a fare? Salamini Beretta, spariscono in fretta. Il Toro Club di Frossasco nasce nel 2007. Nel 2007 con un gruppo di amici abbiamo pensato che Frossasco c'erano già e ci sono tante cose, ma all'epoca mancava ancora una cosa ed era un club dei tifosi del Toro. E così è nata l'idea di intitolare, di far nascere e intitolare questo Toro Club a una persona che si avvicina molto alla realtà di Frossasco, perché io da sempre dico che Frossasco è una poesia di paese, perché è veramente molto caratteristico e ha delle peculiarità che sono di sicuro interesse per chiunque passi dalle nostre parti. E così, essendo una poesia di paese, a chi potevamo intitolare questo club se non a una persona che di poesia fa la sua vita e del Toro è la sua esistenza, e quindi abbiamo intitolato il nostro Toro Club al poeta Ermanno e Andy. È stata un'annata comunque straordinaria, soprattutto in Coppa con queste 14 partite, anche lì un po' di impianti per l'eliminazione. Adesso i tifosi ci hanno preso gusto e vorrebbe che la squadra riuscisse a ottenere quel sesto posto che permetterebbe di tornare in Europa League. Sei fiducioso e soprattutto cosa ne pensi di queste rinnovate ambizioni europee del Torino? Beh, che ci sia l'ambizione fa sempre bene al calcio, però io non mi dimenticherei mai che la Serie A è già un grosso traguardo, quindi il fatto di averla nuovamente meritata e quindi un altro anno in Serie A è tanta roba. Poi è chiaro che riuscire a centrare ancora l'Europa League sarebbe un traguardo straordinario di una squadra che con un allenatore che è già 4 anni, se non vado errato, che lavora con questo gruppo, con le sue idee, riesce a esprimere un calcio piacevole e anche con delle vittorie importanti come quella col Bilbao. Senti, e Cruro questa stagione ha insegnato che se anche il Torino dovesse cedere due gioielli come l'anno scorso è successo con Ciaccio Immobile, comunque si gioca in 11 contro 11 e poi il Parma insegna che è importante avere il bilancio sano. Beh, direi di sì, direi che partendo dal bilancio sicuramente quella è la cosa più importante. Poi è chiaro che nessuno è indispensabile, solo Maradona e Messi forse lo sono e Cristiano Ronaldo, ma gli altri, voglio dire,
possono andare via tutti, ma comunque l'importante è mantenere una continuità di idee, di concetti, di gioco, e questo allenatore ha idee importanti che chiunque ha sotto di sé riesce a fargli esprimere al meglio. All'inizio qualche difficoltà c'è stata, però poi la capacità di questo allenatore di gestire anche giocatori come Amauri, che sta giocando poco, e poi adesso con Maxi Lopez, che comunque io lo consideravo già andato, devo dire che sta dando un contributo anche lui, quindi devo dire che anche le scelte di chi è a fianco a Ventura, soprattutto nelle scelte di prendere giocatori di un certo rilievo, fanno le scelte giuste. Io prenderei una punta forte se voglio fare un campionato di ancora più alto livello, e magari un centrocampista di qualità per dare ancora più senso alla qualità del gioco che esprime, perché poi alla fine quando arrivi davanti al portiere 10 volte e fai un gol vuol dire che manca qualcosa. Salami di Beretta spariscono in fretta. Ecco dunque, vi anticipo già che è una puntata di Pasquetta, vedremo uno speciale, un'intervista più lunga, Patrizio Sale, insomma una cosa più completa. Questo è un frammento, sentiamo anche interviste con Donaldo Abino, Beppe Gandolfo, Franco Ossola, una puntata di Pasquetta da non perdere. Oggi il countdown impietoso, però diciamo i biglietti del derby, Stefania. Esatto, ottima la prevendita per il derby Torino contro Juventus, in programma il prossimo 26 aprile. Restano solo più a disposizione circa 300 tagliandini per la curva primavera. Si ricorda che sono a disposizione tutti i posti non occupati dagli abbonati con i seguenti prezzi: 25 euro per il biglietto intero, 15 euro il ridotto per gli under 16. E poi si ricorda sì. Infine che il derby è compreso nell'abbonamento delle partite casalinghe del Torino di questa stagione. Per cui la curva maratona primavera saranno interamente dedicate ai tifosi del Torino. I tifosi juventini avranno lo spicchio degli ospiti, lo stesso trattamento che loro riservano al Vento Stadium, e poi i biglietti che magari tengono buoni distinti. Insomma, quindi sarà uno stadio all'85% con l'altro di Granata, e ci saranno anche gli amici di Lussemburgo. Sì, io ho già prenotato 20 biglietti in tribuna. Terranno giù i ragazzi, ma non solo da Lussemburgo, questa volta arrivano 4 ragazzi da Parigi, 4 da Francoforte, 1 dalla Norvegia, e con il gruppo sono in 15 in totale, che vengono giù, stanno qua 4 giorni, e allora ho voluto far capire alla società che questi ragazzi si spendono 1000 euro a testa per venire a vedere il derby, e quindi gli ho già prenotato i biglietti in tribuna in maniera che non abbiano poi dei problemi. No, sicuramente non li ha guardati, vai tranquillo. Abbi fede, il Torino ci tiene molto, gli amici del Lussemburgo. Dobbiamo andare in pausa. Una pausa a Mauro, Mauro, sì. per questa iniziativa. Bravo Mauro, grazie super Mauro. Super Mauro. Ed ora qualche minuto di pausa, a tra poco con il settimo blocco. Da parte Orgoglio Granata, è visto che ovviamente io non ho vinto niente, ma voglio far vedere ancora una volta al pubblico chi si collega adesso la Future Champions, il grande trofeo internazionale che hanno vinto gli allievi di Menghini in Sudafrica. Da Sudafrica a questa coppa stasera, e da noi Orgoglio Granata, grazie ovviamente a Massimo Bava, responsabile del settore giovanile del Torino, e abbiamo un grande ospite anche del Torino, Massimo Gaella, che ovviamente è responsabile, cioè preparatore atletico, e anche responsabile tecnico dei giovanissimi sperimentali, e che insomma da anni al Torino, lunga storia al Torino. Ecco, per chi volesse venire a vedere la vostra squadra, per chi volesse vederci, noi giochiamo la domenica mattina alle 10 al campo di Via Tirreno 303 presso la Polisportiva Santa Rita. Ah, sì. Bene, bene. Le bataccia. Persino per me a volte. Sì. Ah, già che c'è Diego. Spesso viene, fa gli after hour. Anche quello, essere seguiti. Senti, abbiamo visto tanti ragazzi, complimenti anche perché i ragazzi abbiamo visto molto educati e preparati. Per voi è importante, sono ancora giovani, quindi sia l'aspetto tecnico-calcistico ma anche l'aspetto dell'educazione. Ma, chiaro, prima di diventare giocatori devono diventare uomini, devono essere degli uomini, devono essere delle persone vere con dei valori, e noi possiamo dare un pezzettino solo di questo. Poi ci devono pensare le famiglie, e questi ragazzi hanno la fortuna di avere dietro delle famiglie che le seguono e che comunque gli hanno dato dei valori importanti. Come dicevi tu prima, viene prima la scuola, esatto, e poi viene il resto, perché il loro dovere è la scuola, e poi è chiaro che
sono qua al Toro, hanno delle qualità e delle aspettative, però poi che diventino dei giocatori bisogna mettere insieme una serie di cose. Chiedo appunto per i tuoi ragazzi, ma anche per quelli più grandi, come si vive un po' la rivalità con la Juventus? Sappiamo che a volte alcuni giocatori, i vostri migliori, vengono sempre un po' corteggiati, no? Da Vinova e intorno. Quello sì, e per noi è anche un motivo di vanto il fatto che anche la Juve voglia prenderci dei giocatori, voglia portarsi dei giocatori a casa. La rivalità è vissuta in maniera direttamente proporzionale come vissuta sopra, perché sì, è vero, sono dei ragazzini, però poi la rivalità sportiva, la sana rivalità sportiva, qua è ancora sana rivalità sportiva, c'è e ci deve essere, e poi alla fine vai sempre in campo per cercare di portare a casa un risultato positivo quando giochi contro la Juve, questo è inevitabile. Di confermi? Sì, confermo. La differenza grossa è che a livello giovanile, fortunatamente, per quanto ci sia una grande diversità di investimenti, perché la Juve spende cifre già a livello giovanile paragonabili a quelle che spende Torino per la prima squadra, però in realtà i risultati sono molto più equilibrati e non è affatto raro che sia il Toro a prevalere. Cioè, non ho capito cosa stai dicendo, se il Toro spende poco per la prima squadra. Io direi che la Juve spende tanto. Non volevo fare un paragone blasfemo, però effettivamente, per esempio, a livello di primavera la Juventus ha degli investimenti sia sui cartellini sia sugli ingaggi dei giocatori che sono veramente simili a quelle che ma forse perché la Juve ha cambiato politica, prende giocatori già tantissimi finiti. Stranieri, tanti giocatori già fermati, filosofia. È una politica completamente diversa da quella del Torino, sia perché possono sia perché vogliono. Stefano, sei un po' trascurato, ovviamente ti chiedo anche te questo discorso, insomma sappiamo che tu segui con molto affetto anche il settore giovanile e insomma davvero tu conosci anche molto bene Massimo Bava, certo dicevamo anche prima, è importante la crescita, sono importanti anche le vittorie in campionato, poi quando porti a casa un torneo intercontinentale come questo, beh certo tutto il settore giovanile tra giovamento e stimolo. Sì, l'importante però non sono tanto i trofei quanto la crescita dei ragazzi, cioè, certo che fa sempre piacere dire il Toro di Vatta vinceva gli scudetti, vinceva i tornei di Viareggio, però creava anche alla fine il fatto esatto è quello, Diego, creava i giocatori, creava i Lentini, Fuser, l'elenco sarebbe infinito. Ecco, noi almeno io mi auguro che sia quello il prossimo futuro del Toro, non tanto ancora degli scudetti primavera, Berretti, Allievi, insomma li baratterei volentieri in cambio di tanti campioni per il futuro. Il Chievo l'anno scorso ha vinto lo scudetto primavera e non c'è un giocatore certo. Che sia uno aggregato alla mia squadra. È nato con Fabio? Esattamente, pensando proprio a quella famosa finale della Coppa Italia primavera tra Chievo e Toro, io resto allibito, il Toro bene o male qualche giocatore lo ha fatto giocare, lo sta facendo giocare, si stanno facendo onore nelle serie in Serie B come Barreca, Ramu, questi si stanno facendo onore. Il Chievo con tutti quei bei giocatori che aveva a disposizione, che abbiamo visto in quella finale, non ne ha fatto esordire uno in prima squadra, in compenso giocano nel Chievo giocatori misteriosi dal nome tipo Pap rumeno piuttosto che, cioè questa qui la dimostrazione di quanto basso sia ormai il livello del calcio italiano e di quanto poco le squadre italiane credano nel nostro sì, livello. In questo il Torino è forse una delle prime società che, è vero, spendendo un po' poco rispetto a quelle che potrebbero essere le sue potenzialità, il bacino d'utenza, ripeto, tanti non lo dicono, ma il Torino ha il quinto, sesto bacino d'utenza, tra il quinto e il sesto bacino d'utenza come tifoseria in Italia. Facciamo i calcoli, scusate. Potenzialmente io ho le ali al volo. Due di Milano, due di Roma, Napoli, Fiorentina, Juve. Non sono mica tanti, guarda che il Torino potenzialmente è più tifoso della Fiorentina, guarda, ne ha più dell'Udinese. L'Udinese ha 100.000 abitanti. Sì, ma vatti a leggere i dati. No, i dati dell'affluenza sono pietosi. A parte questo, un elogio. Sulla base della ripartizione. Su cui si basano la ripartizione dei diritti di al di là di tutto, io sono quello che volevo fare un elogio di questo sì. Torino è che è forse una delle poche società che sta in controtendenza cercando di valorizzare un pochino i prodotti del proprio vivaio. Se poi facesse esordire in prima squadra qualche giocatore in più, vediamo le prossime due stagioni. Vengo già la tua con gli amici del tuo club. Tomà, capitanati da Lorenzo Pistamiglio per notizie di fashion e di calcio. Iniziamo dal fashion che ti coinvolge anche.
Allora, il nostro presidente è anche organizzatore di Miss Granata. Sì. E parlaci della serata, dove si terrà, quando? Allora, praticamente la serata si svolgerà all'Hotel Olympic in via Verolengo 19 a Torino. Quando? Il 17 di aprile alle ore 20. Ah, perfetto, bene. E comunque tutti quelli che vogliono partecipare hanno solo da telefonarmi al 380 45 56 212 oppure alla mia email lorenzo.torino@gmail.com. Dilla, perché cosa scrivono? Lorenzo. Allora, lorenzo.torino@gmail.com. Allora, alla precedente serata di Miss Granata ha sfiorato successo Faiola, quindi dovete convocarla anche lei. Certo, per... e sarà il nostro piacere. Molto. Parteciperò anch'io. Vai, obbligato, 17. Allora, a questo punto qui ci ha dato già conferma e ne siamo contenti. Cercate anche altre ragazze per caso? Sì, siamo già a buon punto a livello... Sì, non dirlo che siamo a un punto, perché sennò... No, che fra l'altro volevano invitare anche Camilla. Camilla poi ci dirà cosa ne pensa. Adesso arriva la facoltà. Proveremo, sì. Prima col fidanzato, vediamo se la lascia venire, perché è sempre così poi là. Ora ritorniamo a parlare di calcio, okay, esatto. Allora cosa ci... Di quello che abbiamo detto. Allora, mercato, quello che avete detto riguardo il calcio mercato, via dicendo, vendiamo questo, facciamo quello. Allora, io volevo solo dire una cosa, che comunque l'anno scorso noi abbiamo venduto dei giocatori, che Mario non vuol sentire i nomi, via dicendo, li abbiamo venduti. Cosa è successo a questo punto? Noi abbiamo praticamente perso 15 giornate solo a inquadrare la squadra. Non voglio pensare a quanti punti avremo potuto... Però c'è quella la posta immobile, hai Maxi Lopez al posto di Ciacci. Ho capito, questo però è venuto tutto di conseguenza. Invece le prime 15 giornate abbiamo tribulato proprio per quel motivo lì, perché prima che amalgami tutta una squadra perdi notevolmente punti, poi ci sono stati i rigori, ma questi li possono sbagliare comunque tutte le squadre. Però è stato proprio quello, perché noi potevamo avere anche 50 punti punto. Però voglio dire, il discorso quest'anno, se vendi difensore è un po' diverso, cioè nel senso che se ti manca il terminale offensivo, poi Ciacci è andato via fino a agosto, mentre invece Immobile è andato via a maggio, è stato il tempo di sostituirlo. Sì, d'accordo. Invece dimmi se sei fiducioso per il sesto posto in Europa League subito quest'anno. A questo punto sono molto fiducioso, perché comunque anche lì a Mauri che abbiamo onestamente anche noi tifosi trattato un pochettino, però comunque la partita che lui ha fatto con lo Zelin, tanto di cappello, perché comunque si è impegnato e ha dato l'anima per quello che lui può giocare. Comunque va messo in quelle posizioni, in quella posizione lì, come ho già detto l'altra volta. Ha fatto giocare comunque. No, ho capito, ma se tu abbiamo sempre paura, Maxi Lopez. Ho capito, però abbiamo sempre paura che comunque se Maxi Lopez o Quagliarella, allora alternarlo anche in partite. Ti sì, ho capito, non è una battuta, è che mettiamo Aido e togli uno dei due davanti, Quagliarella e Maxi Lopez mi sembrano una coppia forse ideale, no Stefano? Insomma, anche Martinez, non dimentichiamo che Martinez segna di meno, però un'incidenza maggiore di noi in zona gol. Qualche spicchio di partita che Martinez, però c'è bisogno di farlo giocare, un ragazzo al 93, diceva bene meglio. Ecco, magari l'ultimo blocco, parliamo il fatto che adesso un po' fiducioso del fatto che adesso però che non ci sono le coppe. Non si parla. No, vieni col tema. L'ultima parte vi dirò adesso. No, un attimo, in pausa, adesso vengo. No, dobbiamo andare in pausa, vediamo subito, non abbiamo finito. È arrivato il momento di ringraziare uno dei nostri sponsor e con orgoglio non solo Granata, che salutiamo il nostro main sponsor, ossia Caesar Win City di Via Livorno 50 a Torino. Caesar Win City è anche premium sponsor da 4 anni del Torino Football Club. Caesar Win City è un luogo di aggregazione positiva per trascorrere il vostro tempo di qualità. Eat, drink e play. Vi ricordiamo che Caesar Win City si trova in via Livorno 50 a Torino e vogliamo sottolineare tra le varie iniziative il programma di fidelizzazione Caesar Win City Club. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito
sisalwincityclub.it. E vi ricordiamo ancora una volta che il cofano con tutti gli autografi originali dei giocatori del Torino Football Club è disponibile su eBay, quindi potete acquistarlo e l'intero devoluto sarà dato a casa UGI, quindi in beneficenza, una grande e buona offerta. Lancia pubblicità direttamente tu, dai. Ed è il momento della pubblicità, ci vediamo fra pochissimo con l'ultima parte di Orgoglio Granata. Bentornati a tutta la parte della Gomme Granata. Prima di continuare c'è un importante evento benefico che ci segnala Stefania, fai bene a dircelo, grazie. Infatti c'è un evento molto importante che vi vogliamo ricordare. Allora, ci sarà la giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo il 2 aprile 2015 naturalmente. L'evento si chiamerà Abbraccia Mole, per l'occasione la Mole Antonelliana verrà illuminata di blu e questa giornata è ovviamente per l'autismo, per combattere l'indifferenza. Abbracciamo insieme tutti la Mole, ci sarà proprio tutta la gente, i partecipanti che abbracceranno la Mole. Il programma dalle ore 17 sotto la Mole Antonelliana via Montebello, animazione e standard informativi delle associazioni e degli enti coinvolti. Dalle ore 20 saluti istituzionali, alle ore 20.45 in diretta su Rai 3. Esatto, tutto l'evento sarà ripreso proprio dalle telecamere di Rai 3 il 2 aprile. Perfetto, vuoi dire anche il numero verde per le donazioni? Allora, numero verde per le donazioni 800 031 819 e per le info invece 011 52 25 575. Basta guardare la diretta TV su Rai 3. Esatto. Invece devo far concludere il discorso mentre a Lorenzo Pizzamiglio del Talk Club Sao Tomà. Grazie. Volevo allacciarmi un attimo al discorso che ha fatto Meku Beccaria. Sì. Comunque volevo fargli i complimenti per quello che hai detto per quanto riguarda il Philadelphia, perché comunque a me tocca molto questo discorso qui. Quello che hai detto, non vogliamo essere come gli altri. E mi piace molto questa cosa qui. Fate vedere che fate qualcosa e poi noi del Toro comunque saremo i primi a darvi una mano. Per quanto invece, grazie a te, per quanto riguarda il mio sogno, che dicevamo settore giovanile, questo, quella, sarebbe di vedere almeno, non dico 11 undicesimi della primavera che si spostano nella prima squadra, come era già successo prima del fallimento, che ce n'erano 7 in campo, ma almeno di averne un 7-8 giocatori. Siamo arrivati a 10 undicesimi. Sì, 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 c'è solo Zaccagni, perciò, ecco, sarebbe questa, sarebbe una bella cosa. Mentre i giocatori erano di livello, un calcio diverso. A te ti è piaciuto in settore giovanile? No, ha fatto poi da Chioccia nell'80-81, lui che è un po' anziano, ha diciamo Zaccagni quell'anno. Non era lui era considerato nei 10 undicesimi. Ah, lui è 10 undicesimi. Poi indaghiamo. Invece Stefano, il tema è adesso che non ci sono più le coppe, adesso che il Torino ha queste 10 finali per tornare alla Europa League, adesso che però gioca una volta alla settimana, almeno il turno infrasettimanale, ci deve essere di ritornare alla formazione base. Ecco, qual è la formazione base? Beh, la formazione base, Padelli in porta, Maximovic, Glick e Moretti in difesa. Sulle fasce credo che ci sarà molta alternanza, perché poi è base. Damiano e Pérez. Allora, poi Gazzi a centrocampo con Gazzi, con Benassi e Del Cadduri o Farnaud. Hai detto base, allora ti dico tra parentesi e Quagliarella, Maxi Lopez. Tutto giusto? Giustissimo, bravo Stefano. L'ultima posso chiederlo? Sì, io sono abbastanza d'accordo, nel senso che Padelli, Glick in mezzo con Moretti e Maximovic esterni dietro, i cinque di centrocampo, appunto Pérez e Darmian esterni, Farnerud e Cadduri con in mezzo Gazzi. Vittorio Benassi? Sì, Benassi. Ecco, no, Quagliarella e Maxi davanti. Io vado un po' con controcorrente, dico nella formazione base come esterni, rispetto a questo Bruno Pérez vedo
comunque Molinaro favorito. E però se Bonapesi vuoi venderlo a 20 milioni e anche farlo giocare, oltretutto è nato questo... se c'hai un... No, 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 dico, se me, no, no, ha detto che due gioielli potrebbero essere sacrificati. E se c'è di due difensori, anche forse Bonapesi e Darmiana. Però in questo momento. Anche per la Roma. No, no, io tutti e due i gioielli non li sacrificherei, solo uno. Gioielli sono Glick e Maximovic. No, ma io anche... però no, no, la capitale, ma nemmeno uno, perché? Perché a questo punto nessuno. Penso che Bruno Pérez giocherà, dovrà giocare il più possibile perché è uno dei possibili partenti. E non c'è solo la Roma, anche il Valencia in Spagna che si è interessato a Bruno Pérez. Se andasse a Roma però c'è la possibilità che la Roma possa proporre al Torino un giovane che io ritengo molto interessante, che è questo Viviani, che sta giocando, centrocampista centrale del Latina, che sta giocando veramente bene, uno dei pochi in questa squadra che gioca bene, batte bene i calci piazzati, sa meglio farne ideale con Gazzi che fa il medianone, lui che ha un pochino di senso geometrico. Credo che Ventura non spiacerebbe allenare una invece, ma per Roma va anche degli esterni da qui in cambio. Sì, però non ha gli esterni che piacerebbero a Ventura, nel senso che giocando con la difesa 4 la Roma, e giocando tutte le squadre con la difesa 4 anche nelle giovanili, gli esterni della Roma farebbe il quinto in difesa, spingerebbe poco, io non lo vedo molto bene, però vabbè, diciamo che potrebbe stare. Mentre invece Viviani, io se me lo propongo non lo prenderei al volo, perché le insidie e sfide di Bergamo, quali sono, Stefano, tu che andrai a Bergamo? L'Atalanta è una squadra che ha bisogno di punti perché adesso è salva, ma ovviamente Cesena e Cagliari fanno corso sui bergamaschi, senza Papu Gomez, senza Denis, è una squadra che con il nuovo allenatore Reia non ha ancora segnato, però è una squadra insomma che in casa ha bisogno di punti. Le insidie forse ce l'hai più tu in casa, cioè la stanchezza che ti porti dietro. La possibilità di sottovalutare un avversario, anche se non credo che succederà, perché ti dico onestamente credo che il Toro abbia tutte le possibilità per portare a casa tre punti, anche perché l'Atalanta è veramente in un periodo nero, Rey è arrivato ma non ha ancora inciso, gli mancheranno due giocatori importanti, la paura di vincere. Può essere veramente... Posso dire una cosa veloce, che c'entra poco con questo, ma mi fa piacere dirla. Riguarda un giocatore dell'Atalanta, ex giocatore del Torino, parlo di Bianchi. Sì. Il primo SMS di felicitazioni che mi è arrivato dopo la vittoria a Bilbao, San Mamés, arrivava da Bianchi. Il mio primo è stato Pasquale Bruno, quindi fa capire due giocatori così legati alla maglia granata. Bene, d'altronde, anzi, forse Rolando insomma, non ha ancora superato lo shock di Santa Maria del Torino. Immagino, cioè, veramente... è possibile. Comunque, solo per dire che indipendentemente da tutto, è comunque rimasto molto. Spero non faccia, che non faccia il famoso gol dell'Egra, spero di no, ovviamente. Diego, la vedi insidiosa trasferta di Bergamo o il primo tassello? Ricordiamo che ci sono scontri diretti a Roma, Napoli e Sampdoria e Fiorentina, quindi se il Torino vincesse a Bergamo si avvicinerebbe molto alla zona Europa League. Ma tutte le partite sono insidiose, però anche è vero, come diceva prima Stefano, che se il Toro vuole pensare in grande, vuole provare a raggiungere l'Europa, guardando il mero dato tecnico e la situazione della squadra bergamasca, è chiaro che l'Atalanta è una partita da vincere e il Toro ha tutte le carte in regola per farlo. Prima che chiudiamo, Pasqua, Pasquetta, fate quello che volete, ma alle 8 dovete essere a casa perché andiamo in onda lo stesso. Anche a Pasquetta fate sta trasmissione. Sì, quindi abbiamo capito che Mecco non sarà il nostro. No, vabbè, però ci sarà. Allora, Stefano, ci dici i modi. Allora, bisogna vederle lunedì, ma gli altri modi eventualmente per vederci. Se sei pronta, se no dopo. Esatto, sì, no. Allora, ricordiamo subito i modi per vedere la granata. Quindi la diretta il lunedì sera alle ore 20:45 come sempre, poi abbiamo le nostre repliche il mercoledì alle ore 6 del mattino su GRP1, il mercoledì sempre ma alle ore 21, quindi di sera su GRP2 canale 114 di Digitale Terrestre, poi abbiamo lo streaming www.grptv.it, le nostre pagine Facebook e Twitter, e poi abbiamo anche puntate di repertorio su YouTube. Ecco, noi proviamo che... E quelle fresche ce le guardate adesso, guardate solo le partite su YouTube perché vogliamo che ci vediate ovviamente in diretta, perché insomma ci fa piacere
Ecco, volevi, stavi dicendo qualcosa? No, dicevi... No, stavo dicendo le mie solite cattiverie, dicevo, Pietale è morta, anche a Pasquetta fate la trasmissione. Beh, tu, Nicola, sei un federista. Mi complimento per il fatto che anche a Pasquetta... si gioca il campionato, insomma, cioè, non... E quindi è giusto così, bravi. No, qui, anche perché la gente a Pasquetta si anche andate al mare, andate a montagna, ma poi tornate a casa perché... Posso parafrasare, Costa merita una grande trasmissione. E questa? Più di così non posso chiedere. Diego, ci sono impegni al settore giovanile però importanti a sabato di Pasqua? Sì, in realtà ci sono già giovedì, perché giovedì 2 aprile il Toro giocherà una partita di recupero gli allievi nazionali molto importante contro il Parma. Il giorno dopo inizia il Maggioni Righi, quindi da venerdì 3 aprile inizia il Maggioni, sarà protagonista gli allievi Lega Pro del Torino, sfide interessanti già nella fase a gironi, eventuali fasi finali sabato e domenica. E però la grande partita, la più attesa, è quella della primavera che ospiterà lo Spezia, scontro diretto per il secondo posto, partita che non si questo può perdere, sabato 4 aprile alle ore 14.30 venerdì. Ah, però in simultanea con Atalanta-Torino. In simultanea con Atalanta-Torino, sì. Vabbè, allora mi sa che si può perdere. Sì. Beh, io non la perdo. Voi fate quello che vi pare. Noi vi salutiamo, vi auguriamo buona Pasqua, ma ci vediamo a Pasquetta. Ringraziamo tutti gli ospiti che sono intervenuti, ovviamente anche a Friola, Camilla e Stefani in primis, ovviamente per motivi di palea. Grazie ovviamente a Massimo Garella, grazie a Massimo Bava, perché abbiamo avuto la Future Champions vinta dagli allievi in Sudafrica. Grazie a tutti gli ospiti e a tutto lo staff di GRP. Buona settimana a tutti, ci vediamo, non perdere l'appuntamento, a Pasquetta, commenteremo Atalanta Torino. Buona settimana a tutti. Radio Granata, in collaborazione con Salamini Beretta, che te lo dico a fare? Salamini Beretta, spariscono in fretta.